Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui a presentarvi questo nuovo Squad Builder che è un'ibrida molto economica, infatti costa solo 20.000 crediti. E niente, partiamo con il giocatore. Il primo giocatore, ovviamente il portiere, è Ter Stegen. Ter Stegen, secondo me, vabbè, dopo Casillas è il miglior portiere della Liga. E niente da dire, per 1.000 crediti è veramente un ottimo portiere. Diciamo è affiancato, cioè è coperto dai due centrali che sono Pepe lo conoscete tutti, difensore centrale del Real Madrid portoghese, e ovviamente come tutti gli anni Pepe è un ottimo difensore, come Miranda anche l'anno scorso era molto forte, anche quest'anno non ha deluso le aspettative, infatti è come l'anno scorso, è veloce anche, e con Pepe fanno un'ottima coppia difensiva. Il terzino destro è Danilo, terzino del Porto, brasiliano. Alla fine in questa squadra si poteva scegliere un qualsiasi terzino brasiliano, però secondo me il terzino brasiliano più forte dopo, beh, Dani Alves, che costa tanto, è Danilo. C'era anche Maicon, però Danilo è più veloce e sembra più solido sia in fase difensiva che in quella offensiva. Il terzino sinistro è Eliseu del Benfica. Anche qui stesso discorso, si poteva mettere Coentrao come qualunque terzino brasiliano, c'era anche Antunes per dire, però Eliseu sembra quello più completo, infatti è molto veloce e beh, tecnicamente non sarà un fenomeno, però ha 80 di fisico, quindi riesce a rincorrere gli avversari che sono veloci, quindi gli esterni molto veloci, e poi riesce anche a sovrastarli fisicamente, infatti 80 di fisico li cappotta tutti. La mezzala di sinistra è Meireles, mi ha stupito, infatti per 450 crediti serviva solo per fare intesa, e invece si è rivelato il miglior giocatore del centrocampo, che beh, adesso vi farò vedere dopo, e le sue caratteristiche migliori sono il tiro e il passaggio, e vabbè, comunque anche in fase difensiva 69 è abbastanza buono. I suoi compagni di reparto davanti alla difesa c'è Felipe Melo, vabbè, del brasiliano del Galatasaray. E Felipe Melo l'ha messo lì per il semplice motivo, vabbè, il primo è fare intesa, il secondo è impedire agli avversari di andare in uno contro, da soli contro la difesa, e Felipe Melo questo compito lo sa fare abbastanza bene. Il suo compagno è Paulinho, come per i terzini potevate mettere qualunque mezzala della Premier League, quindi c'erano lui, Ramirez e Fernandinho. Abbiamo scelto Paulinho perché era il più economico e alla fine è un giocatore completo, le caratteristiche che vedete le rispecchia in gioco, non sono caratteristiche altissime, infatti Paulinho non fa né troppo bene né troppo male le cose, è un giocatore onesto e fa il suo compito. Sia alla destra è Willian del Chelsea, che dire, è come l'anno scorso solo che è stato spostato di fascia, però diciamo il suo più grande difetto è il rating alto alto, quindi può capitare che in quel ruolo non lo trovate spesso in posizione, però William, quando ha la palla nei piedi, ha un dribbling folgorante, quindi salta tutti. L'unico problema, beh, è il fisico, ma cioè, è un problema, non è un problema se ha 89 di velocità. E poi anche il tiro, 73, sembra molto di più. L'ala sinistra, o ATS, vabbè, è Moussa Sow. Nonostante nella review che abbiamo fatto qualche giorno fa, nella sua versione in forum, fosse stato bocciato, perché comunque 15.000 crediti per un giocatore così sembravano troppi, adesso costa 10.000. E se volete andate a vedervela qui in alto, cliccate. E Moussa Sow normale invece è un giocatore discreto, rispecchia le sue caratteristiche, e poi alla fine il suo compito è quello di fare intesa e far avere 9 se non 10 dopo un po' di partite al giocatore più forte di questa squadra, che è Emanuele Meniche. A FIFA 12 era, diciamo, terrorizzare gli avversari, a FIFA 15 è uguale. Purtroppo non c'è stato negli altri FIFA, per fortuna quest'anno c'è di nuovo, e un gol a partita di media se non due li fa sempre. Praticamente Moussa Sow e Willian servono a passargli il pallone, poi il resto lo fa lui, di piedi, di testa, segna in qualunque modo, e niente, poi anche alto basso, quindi sempre davanti, lo trovate sempre, con 88 velocità basta lanciarlo e lui va in porta e fa gol. Beh, lo squad builder è finito, come detto il costo complessivo è di 20.000 crediti, perché comunque abbiamo utilizzato i giocatori più economici nella loro categoria, come Paulinho, però se volendo si possono mettere i giocatori più costosi, che comunque fanno salire il costo della squadra, però guadagnate in qualità. Beh,
Beh, niente, adesso vi lascio alle clip le immagini di come abbiamo usato questa squadra, spero vi piacciono e spero vi sia piaciuto anche il video, se sì lasciate un mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi. Ciao e alla prossima! Take a break, your glass, and I'll drown in you.